Stai già entrando, già. Sì, è partito. Allora, io dico, partiamo dal punto da sotto sotto. Dobbiamo fare, ci hanno chiesto di fare un piccolo, diciamo, contributo al Movimento 5 Stelle. No? Io voglio chiedere una cosa, ma volevo fare come punto. Sono state accettate, senza problemi, per dire lo ha, diciamo, attivato un meccanismo burocratico di consulenza di avvocato. Perché si sono di male, no, ma c'è una proposta che si muove quando c'è da moderare, quando non c'è da moderare. No, okay. No, beh, anche io sono d'accordo con quello che dice. Aspetta, mi giro la telecamera. Anche io sono d'accordo. La cifra che si raccoglieva, che doveva essere 100, 200, 300, 500, quello che era la cifra, lo si faceva come movimento di quanto pare non è stata una cosa che è stata ma così faremo come una cosa a parte. Quindi per me il modello di Parma è molto buono e a Bologna invece non si scrive. Abbiamo anche delle indicazioni. Insomma, se il territorio è unanime rispetto ad alcuni principi, si riescono a portare avanti delle decisioni senza frazionarsi, quelle decisioni non verranno contestate da nessuno. Quindi... Ma questo è il risultato che veniamo già da un frazionamento. Quindi... No, però appunto, eravamo diversi, adesso ci siamo messi con la condivisione. Vabbè, vabbè, magari se volete concludere la questione Bologna. Ah, perché è una domanda. Allora, no, prima parto con un'osservazione, con un'osservazione riguardo quanto pare non è stata una cosa che è stata ostativa. Ma così faremo come una cosa a parte. Quindi per me il modello di Parma è molto buono e a Bologna invece non si scrive. Abbiamo anche delle indicazioni. Insomma, se il territorio è unanime rispetto ad alcuni principi, si riescono a portare avanti delle decisioni senza frazionarsi, quelle decisioni non verranno contestate da nessuno. Quindi... Ma questo è il risultato che veniamo già da un frazionamento. Quindi... No, però eravamo diversi, adesso ci siamo messi con la condivisione. Abbiamo condiviso. Vabbè, magari se volete concludere la questione Bologna. Ah, perché è una domanda. No, aspettiamo, voglio allora, no, prima parto con un'osservazione. Con un'osservazione riguardo. Dai, dici, no, no, veloce. No, in prestanza, la mia domanda, diciamo, fatto la domanda per l'organizzazione. Come vi siete organizzati sia a Parma che a Milano? Beh, funziona il fatto dello streaming, almeno c'è un po' di silenzio, non parlo solo io. Giusto, non citare. Non è... Allora. Adesso la fase non può stare necessariamente. Adesso lo devi fare. Sono preso da iniziare subito con Liquid Feedback, però personalmente credo che i processi decisionali, più prima ancora che uno strumento informatico, è questione di metodo. Perché il fatto è citare... Come si fa a decidere? Alzare di mano? No. Allora, se abbiamo accettato tutti e due che il metodo deve essere quello del consenso, io devo essere disposto ad avvicinarmi da Bari, a mettere Toretto, e Nicola deve essere disposto ad andare verso Melletto. Alla fine di una discussione che... è molto molto Io visto che sono stata libertaria, certo. Volevo dire che sono contenta perché una delle parole che ricordo più spesso è condivisione, sono molto d'accordo su questa cosa, che avete detto condiviso, che è una cosa fondamentale. Condiviso no, è come diceva Michele, cioè è giusto, noi abbiamo una cosa che ci unisce e che condividiamo, che è il programma, l'idea, diciamo, base, ok, siamo tutti, guardiamo tutti la stessa parte, se no non staremo neanche qua a perdere 2 ore o 3 ore della nostra vita. Però è fondamentale, secondo me, come ci arriviamo a questi obiettivi, perché poi concretizzarli è complicato, più complicato di come ci sembra stasera, dove stiamo parlando magari di, delle firme o di come facciamo il versamento, che era una cosa tutto sommato semplice, poi arriverà il momento in cui diventerà difficile, e se lo sappiamo già, se abbiamo già condiviso, torniamo sempre là, come ci arriviamo, sarà tutto più semplice. Non risolveremo tutti i problemi del mondo, però qualcosa l'avremo risolta. Quindi, secondo me, il tempo a decidere come decideremo lo dobbiamo perdere.
Come parla e bene questa ragazza? Se l'ha preparata, no? Sta leggendo. Sappiamo che era già scritta. No, sta facendo un bel fatto. Aveva fatto i compiti a casa. No, quindi, cioè, a prescindere da che cosa usiamo, il metodo del consenso, secondo me lì magari sarebbe interessante, se vogliamo perderci un po' di tempo, parlare con chi lo usa veramente per capire. Cioè, facciamo questo incontro informativo. Come funziona il metodo del consenso? Viene tizio, ci spiega, funziona così. Ci proviamo, non ci riusciamo. Ciao, metodo del consenso, possiamo tornare pure al duello. Uno contro l'altro, sì, per vedere chi decide. Però l'importante è che ne troviamo uno condiviso. Dopodiché, secondo me, verrà spontaneo l'associazione, non l'associazione, quello che vogliamo fare facciamo. E secondo me l'altra cosa importante, però, è questo fatto di definire chi decide. Perché, cioè, o meglio, stabilire in base a che cosa si decide chi decide, ma no, anche in questo lunga. Cioè, posto che per esempio utilizziamo la data di mano. Sai che hai mangiato a mezzogiorno? Diciamo che usiamo la data di mano. Benissimo. Diceva giustamente Pietro, secondo me è una cosa, un rischio reale che ci dobbiamo porre. Se qua vengono 100 persone nuove che fanno parte del Movimento 5 Stelle, possono essere 100 persone in buona fede. Però è come ha detto, perché voi siete contrari all'associazione.